Senta, assaggio. Ricetta comune, forse un po' datata, si faceva un po' di tempo fa, ora ho perso un po' notizie di chi fa questa ricetta qui, ma la verità è che è talmente buona, e lo so, sarà vecchia, non sarà gourmet, non importa, che ve la ripropongo. La pasta con il mascarpone, pisella e prosciutto cotto, però si parte dalla cipolla. Una cipollina e si affetta abbastanza, si trita abbastanza finemente. Accendo il fuoco sotto la padella. Allora, qui potete scegliere che tipo di grasso utilizzare, se utilizzare l'olio oppure il burro. Io metto il burro, ma perché? Perché comunque dopo poi metterò anche il mascarpone, quindi mantengo una sorta di equilibrio sul tipo di sapore, no? che viene fuori. Metto il burro. E metto la cipolla. Prosciutto cotto e lo vado a fare a filettini, bastoncini abbastanza piccolini. Più o meno di queste dimensioni, vedete? Proprio piccolini, un po' come si trovano nelle scatolette, quelle che vendono nei supermercati. Sì, proprio bastoncini piuttosto piccolini. Ho spostato la cipolla dal fuoco perché sono stato troppo lento a preparare il prosciutto e rischiavo di far bruciare la cipolla e sarebbe stato piuttosto stupido. Ecco qua, il prosciutto è pronto e lo metto insieme alla cipolla. E faccio rosolare per un paio di minuti. Posso andare a mettere la pasta perché praticamente una volta che ho questa base, la cipolla deve essere tagliata fine, e questa è la cosa, la base. Una volta che si è rosolata bene, si è ammorbidita e si è quasi cotta, poi dopo metterò i piselli, ma sono i pisellini primavera che hanno una cottura brevissima, quindi si può andare a mettere la pasta. Acqua che bolle. Un po' di sale. E poi metto i tagliolini. Questi sono tagliolini secchi, se sono quelli freschi addirittura cuociono in 2 minuti, questi hanno una cottura leggermente più lunga, mi sembra credo 8-10 minuti. Ecco qui. Aggiungo i piselli. Una bella salatina. In questo caso quello che vi dico è mettete un pochino più di sale, nel senso che poi dopo il mascarpone tenderà un po' a abbassare il grado di sapidità, quindi un pochino di più serve. È vero che poi alla fine si riassaggia. Metto un pochino di acqua di cottura della pasta, un pochino, così ammorbidisco un po', perché ora ci vado a mettere il mascarpone.
e quella che ho messo forse è anche poca, ne devo mettere forse un altro po', vediamo, tanto lo faccio sciogliere. Sicuramente ne metto un altro po'. E ora ci metto i tagliolini. Sposto. Mi sono preoccupato per un tagliolino che è cascato sotto la pentola, vabbè, questo non è normale. Allora, pepe, lo metterò qui, ma lo metterò anche nel piatto, ma questo è gusto personale, voi fate davvero come vi pare. E ora si fa mantecare bene questa pasta, per questo per esempio utilizzare i tagliolini quelli secchi forse permette di fare questa cosa più facilmente, perché i tagliolini freschi in 2 minuti sono cotti, praticamente uno li mette nell'acqua, le fa scottare e poi le deve mettere subito nel sughetto. Invece in questo modo abbiamo un po' più tempo. Cambio fornello, quello va troppo piano. Perfetto, non c'è più niente da fare se non assaggiare. Bella, è venuta proprio bene. Ho realmente l'acquolina in bocca, come ho detto anche prima. Un altro po' di pepe ci sta. Ora, se vi viene da chiedervi ma il formaggio non ce lo mette, ci potrebbe stare bene, il formaggio ci sta sicuramente bene, però secondo me se ne può fare anche a meno. Però se volete una bella spolverata di parmigiano ci sta. Non sono riuscito a intrappolare troppi piselli e prosciutto cotto, ma mi rifaccio dopo. Tanto assaggio. È esattamente quello che è. Non mi aspettavo di più né di meno. Mi aspettavo di mangiare una pasta che secondo me è buona, che sicuramente ormai nei ristoranti non si trova, anzi se si fa bisogna stare quasi zitti a non dirlo, perché non è una pasta gourmet, ma voglio dire, ognuno a casa propria fa quello che vuole. Mi piace da morire, mi piace veramente tanto, ma veramente veramente tanto. Credo di finirmi questo piatto e poi farò anche il bis, se non il tris. Alla prossima!